Violentissimo e lo schianto terribile tra il treno in movimento e un tir fermo sui binari. Doveva essere l'ultima corsa di giornata, è invece una nuova tragedia ferroviaria, quella avvenuta ieri sera alle 23:20 tra Torino e Ivrea, e costata la vita a due persone, Roberto Madau, 61 anni, macchinista del treno, morto sul colpo, e Stefana Aureliana, 64, che conduceva il mezzo di scorta tecnica del TIR, mentre 18 sono i feriti estratti dalle macerie, tra cui la capotreno, che ha riportato diversi traumi, è intubata e in coma farmacologico. Tutto accade quando il convoglio, partito da Torino Porta Nuova alle 22:27 con destinazione Ivrea, attraversa Caruso, nel Canavese. Dovrebbe passare oltre, ma incrocia sulla sua corsa un TIR, un mezzo con targa lituana adibito al trasporto eccezionale, che ha sfondato le barriere del passaggio a livello e si trova sulle rotaie. Il macchinista del treno aziona il freno di emergenza, ma l'impatto è inevitabile e devastante. Le tre vetture di testa finiscono nei campi vicini, un palo della luce viene abbattuto, i cavi dell'alta tensione tranciati, una casa cantoniera sfiorata. Un'indagine è stata aperta per chiarire dinamiche e cause dell'incidente, ma tra i viaggiatori c'è chi parla già di responsabilità dell'autista del TIR. L'uomo, illeso, potrebbe aver avviato l'attraversamento con camion e rimorchio, salvo poi veder lampeggiare la luce rossa e abbassarsi la sbarra del passaggio a livello. Qualche minuto e l'impatto, quello che il TIR trasportava e avrebbe dovuto consegnare a 10 km di distanza, è rimasto lì, a terra.